Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora questa sarà forse la millesima volta che cerco di fare questo video perché come sempre una volta mi squilla il telefono, una volta mi suonano alla porta, una volta arriva mia mamma e mi suona alla porta oppure mi suonano al citofono, una volta sbaglio a parlare quindi devo tornare indietro per fare video, una volta faccio figure di M quindi stoppo il video e torno e lo rifaccio da capo, insomma un po' un casino, visto e considerato che da un po' che non faccio video, perlomeno ne voglio fare uno però in qualche modo fatto bene ed evitare insomma di fare figure di M. Come ho detto prima sono tornata a fare video e questo è un vlog di chiacchiere per parlare un po' con voi, per aggiornarvi un po' delle cosine che mi sono successe in quest'ultimo periodo, ma niente di che, cioè la mia vita quella era e quella è rimasta, insomma non è cambiato molto. E poi insomma voglio farvi vedere degli acquistini che ho fatto da Avon in campagna 15-16 più un piccolo ordine che ho fatto da Zoeva. Allora anzitutto mi scuso per l'assenza perché tra il lavoro e impegni vari non avevo più voglia di fare video, devo essere sincera, volevo addirittura chiudere il canale, però poi parlando anche con una mia amica ho lasciato perdere e come potete notare sono tornata qua su YouTube a fare video, purtroppo per alcune di voi come dico sempre però sono tornata e sono un po' anche imbarazzata in qualche modo perché non sono più abituata a fare video come prima ne caricavo due a settimana, adesso è già tanto che ne faccio una a settimana proprio perché non ho tempo, tra l'altro qua a Milano sta nevicando. Oggi è il 21 di febbraio e sono le 6:10 di pomeriggio, ecco, e sta nevicando per cui anche fare video di giorno è impossibile per me, nonostante io adoro fare video con la luce naturale, però insomma a causa del brutto tempo i colori non si vedono bene, quindi evito di fare video di giorno e quindi faccio video la sera quando ho tempo e stasera appunto sono a casa anche perché sono tornata da poco con mio marito dal dentista. Come potete notare ho messo l'apparecchietto anche fisso sotto e sono felicissima anche perché parlando con il dentista mi ha detto che a settembre, massimo ottobre per questioni di tempistica toglierò l'apparecchio fisso sia sopra che sotto. Allora, io avevo già messo l'apparecchio fisso sia sopra che sotto tanti anni fa quando andavo alle medie perché avevo dei denti schifosi e vabbè, avevo messo l'apparecchio fisso e l'avevo tenuto per 2 anni o 3 anni, non mi ricordo, sia sopra che sotto. E quando andavo dal dentista per farmi stringere l'apparecchio, ragazzi, sentivo un dolore e pensavo, ah, mamma mia, adesso i denti mi cadranno perché avevo un dolore tremendo. E niente, poi una volta tolto l'apparecchio fisso sia sopra che sotto avevo messo anche l'apparecchio mobile sia sopra che sotto, ma di notte ogni tanto con la chiavetta dovevo fare un mezzo giro, mi pare una volta a settimana, e poi i miei denti erano perfetti. Purtroppo a causa di denti del giudizio, cose fatte un po' alla cavolo, ho cambiato dentista, sto andando a una clinica tra l'altro molto specializzata con un'equipe buono e calcolate che io ho una fobia assurda per il dentista, insomma è un trauma purtroppo che ho ultimamente, questa fobia sta sempre più scemando, però devo dire che dove sto andando ora sono davvero molto bravi, calcolate che parlare con voi o comunque con qualsiasi altra persona, anche fisica come una mia amica, i miei genitori, o insomma parlare bene di un dentista è una cosa strana detta da me, devo essere sincera. E dopo aver fatto diverse carie eccetera eccetera ho messo a settembre l'apparecchio fisso solo sopra perché avevo i denti storti come avrete notato insomma nei miei vecchi video e poi oggi ho messo l'apparecchio sotto, calcolate che tutti e due comunque li devo tenere per un anno, 6 mesi l'apparecchio sopra, quasi siamo a 5 mesi, però comunque ho messo prima quello sopra e poi quello sotto e a settembre li toglierò finalmente e poi metterò l'apparecchio mobile, quello di mantenimento, anche qua di notte più che altro per tenere comunque i denti dritti. Mi ha spiegato il dentista che quello sotto sarà fisso, però comunque mobile, cioè nel senso lo posso togliere e la mascherina invece sopra da mettere appunto di notte e di giorno, è come se non avessi nulla in bocca, ecco, però all'interno ma sotto ho l'apparecchietto però comunque mobile che dovrò tenere sempre,
Comunque, non so se mi sono spiegata. Tra l'altro, alcune ragazze mi hanno chiesto di fare dei video dove appunto parlo dell'apparecchio fisso, la pulizia, eccetera, eccetera. Io penso che ogni dentista ha il suo metodo di pulizia, piuttosto che ogni medico ti dice che cosa devi utilizzare per pulire l'apparecchio, oppure dopo mangiato che cosa devi usare per pulirti i denti, l'apparecchio, eccetera, eccetera. Per cui mi sembra un video inutile, per cui evito anche di farlo, tanto comunque questo dottore mi ha spiegato appunto di pulirmi i denti appunto con un classico spazzolino e poi filo interdentale e una spazzolina per pulire più che altro le piastrine, ecco, attorno. E devo dire che mi trovo bene, poi intanto uso anche il colluttorio, soprattutto quando vedo un po' di sangue, no? Quando faccio magari degli sciacqui. E niente di che, insomma, non utilizzo chissà quali prodotti o chissà quali accessori. E nulla, sono un po' stanca. Appunto, mi hanno messo oggi quello sotto, mi hanno messo un filo abbastanza leggero e poi dovrò andare durante gli altri mesi, insomma, che verranno, e continuerò, come ho fatto un po' con quello sopra, a cambiare più che altro il filo e man mano metterlo sempre più pesante, più forte, non so come dire. Comunque, io non sono un medico, per cui parlo terra a terra, parlo un po' come mangio, come avrete notato. E a parte questo, la mia margottina, la patatina, che è qui, insomma, in corridoio sul suo cuscino abbastanza grande, sta dormendo, devo dire che sta migliorando, sta diventando sempre più tranquilla, anche se ogni tanto fa qualche dispetto. E cosa dire? Nulla. Parlando di acquisti, ho fatto un bel po' di acquisti. Uno ve lo farò vedere in questo video, però un po' più tardi, e l'altro invece ve lo farò vedere a marzo, così vi voglio far vedere gli acquisti appunto fatti durante il mese di febbraio, perché sono un bel po'. Sono acquisti fatti da Erbolario, Kiko, ho preso anche qualcosina della nuova collezione, ma niente di che, long lasting, e poi prenderò presto anche i rossetti perché sono buoni, nonostante sono abbastanza appariscenti, fluo, però penso che con la bella stagione, insomma, vanno tanto. E prodotti, vabbè, della linea permanente e prodotti che ho acquistato da acqua e sapone, sono contentissima. E poi vedrò magari di prendere qualcosina e poi farò un unico video. E a parte questo, vabbè, continuerò a fare video qua su YouTube, ovviamente. Continuerò a fare review Avon perché mi sono fermata da un bel po'. Io non sono né presentatrice Avon né l'azienda Avon mi ha inviato qualche prodotto in omaggio. Assolutamente no, magari. Cioè, tutti i prodotti che avete visto finora li ho acquistati io di sana pianta con i miei soldi. Come sempre acquisto prodotti Avon con le promozioni, mai a prezzo pieno. A meno che c'è qualche prodottino magari, che ne so, nuovo, che magari poi non fanno più, che non trovo più, allora sì. Però altrimenti acquisto sempre quando ci sono gli sconti, i saldi, queste cose qua, perché altrimenti lascio sempre perdere. Quindi appunto tornerò a fare review Avon, sia di make-up ma anche per quanto riguarda l'igiene personale. Poi farò, dopo questo video, ma non so quando, penso in questi giorni, farò il mio primo video in collaborazione con una ragazza, finalmente, che è di Roma, però non vi dico chi, sui prodotti top e flop, perché penso siano dei video, ecco, prodotti bocciati, promossi, queste cose qui, molto utili magari per alcune di voi, poi non lo so. Non abbiamo avuto molta fantasia, pensiamo sia io che questa ragazza che i video sui prodotti top e flop siano, diciamo, in qualche modo utili, ecco, così sia io che lei, diciamo, poi i vari prodotti che abbiamo utilizzato durante il mese, perché sarà una collaborazione mensile, giusto per parlare un po' con voi e condividere qualche prodotto in più. E poi quando ci sarà bel tempo, si spera, farò magari qualche tutorial, anche se non sono una makeup artist, e poi si vedrà, ecco. Volevo fare qualche video di cucina, però purtroppo è una cosa impossibile perché non riesco a velocizzare video, a montare video, perché io e il computer siamo due cose proprio opposte, per cui non sono capace, già tanto che cerco di fare qualche video così ogni tanto con le mie gaffe, eccetera, eccetera, però il bello della diretta è questo.
e poi direttamente li carico su YouTube e chi si è visto si è visto, cioè come viene viene, non ci posso fare nulla. Certo, sto attenta, però se scappa magari la parolaccia o qualche figura di M, insomma, capita, lascio perdere e vado avanti. E di altre cose non ho da dire nulla, non è successo nulla di che. Quindi direi di passare subito agli acquisti, così almeno faccio prima. Allora, parto dai prodotti Avon. Allora, in campagna 15 ho comprato per la seconda volta questo, il detergente idratante tonico 3-in-1 della linea Avon Care, pagato 1,95 € da 200 ml. Spero che i colori si vedano bene. Insomma, io mi arrangio come meglio posso, di certo non vado a comprare luci professionali perché il mio canale è tutto tranne che professionale, cioè parliamoci chiaro, ecco, detto tra di noi. Per cui ho voluto prendere questo prodotto, io di solito lo utilizzo mattina e sera ed è davvero molto buono perché lascia una pelle morbida, pulisce a fondo e non va a tirare la pelle, per cui assolutamente ve lo consiglio e va a rimuovere anche i residui di trucco. Poi ho voluto prendere questo siero a 20 euro più o meno, della linea Enew Rejuvenate 30+, quindi la linea per chi ha 25-30 anni in su. Questo è il siero, sto usando al momento quello nuovo AF33 che mi sta finendo e poi proverò questo e vi farò sapere. Comunque è un siero da 30 ml con scadenza 12 mesi da utilizzare la mattina prima della crema giorno, vi farò sapere. Tra l'altro, a questo proposito, vi farò vedere sicuramente in un video a parte i prodotti che ho terminato durante questi mesi, che sono tantissimi. Calcolate che sono due borse, cioè piene, colme di prodotti terminati, e vi farò vedere anche qua i miei prodotti promossi e bocciati. Poi ho voluto prendere questo detergente delicato alla camomilla con pH neutro, fatto in questo modo, ha un buon profumo. Quando lo proverò poi vi farò sapere, vi dirò un po' com'è. E poi questo qui è lo spray per il corpo, pagato 3 euro e qualcosa, della linea Naturals, ed è un 125 ml con scadenza 12 mesi, è uno spray corpo, deodorante, chiamatelo come volete, al lampone e ibisco. Questi spray sono veramente molto buoni, soprattutto da utilizzare magari con la bella stagione o comunque anche per il giorno durante l'anno, per chi non ama i profumi, perché non durano tutto il giorno, però sono molto buoni e profumano tantissimo. Dopodiché ho voluto prendere sempre in campagna 15 due rossettini piccolini e questo si chiama Russet Dream, non ve lo faccio vedere perché purtroppo la luce è quella che è, ecco, ed è un bellissimo rossetto rosso scuro, ecco questo è il colore, ve lo faccio anche vedere, vi faccio un piccolo swatch, all'interno anche dei brillantini argentati, ecco qui. Che bello, molto 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 bello. Poi io adoro i rossetti scuri perché ho le labbra molto pigmentate già di mio, per cui. E poi ho voluto prendere anche il Rouge, che è un bellissimo rosso. È un rosso matto questo. E mi piace parecchio. Non è un rosso scuro scuro, eh. Però è molto carino, anche per il giorno, perché no. E questi qua li ho pagati, non mi ricordo, forse 5 euro, non mi ricordo. E poi, infine, sempre in campagna 15 ho voluto prendere 4 smaltini della linea Nailwear Pro Più. Allora, il primo è il Garden Green, che è un bellissimo verde, che è il mio colore preferito. Sono smalti, come dire, perlati, con tutti questi bellissimi riflessi. E all'interno anche dei glitterini. Poi il Forget Me Not Blue. Calcolate che questi smaltini li ho pagati 3,95 € l'uno, sono nuovi. Ed è un bellissimo blue jeans con questi riflessi sul verde petrolio. È un bellissimo colore, ecco, vedete? Devo dire che la luce non mi piace tanto, però per farvi vedere bene determinati riflessi di alcuni colori, mi piace. Poi fatemi sapere, ripeto, se vi può piacere questa location con questa luce, magari continuerò a fare video così, ecco. Poi l'Inspired Iris, che invece, aiuto, è un bellissimo rosa, anche qua sempre con questi riflessi,
Poi con la bella stagione, anche con la primavera, questi smalti sono favolosi. E poi il Blue Water Lilies, boh, non lo so, comunque è un lilla. Anche questo pieno di riflessi sull'oro. Molto, molto, molto bello. Ecco qui. Ok, poi come campioncini questa signora, perché ho cambiato presentatrice Avon, perché è successo un po' un casino, insomma mi ha regalato due campioncini Faraway Bella, il nuovo profumo insomma, che tra l'altro ho ordinato in campagna 15-17. Poi in campagna 16 ho acquistato gli altri due smaltini, perché sono usciti questi smaltini della linea Nailwear Pro Più e in tutto ce ne sono 6, quindi 4 li ho presi in campagna 15, poi appunto in campagna 16 ho preso questi due, sempre a 3,95 euro l'uno. Il primo si chiama Painted Peony, boh vabbè, comunque non sono molto brava con l'inglese, per cui evito, ed è questo bellissimo colore, un salmone pieno 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 di riflessi dorati, aranciati, un arancio molto chiaro, mi piace un sacco. E l'altro, che secondo me è adattissimo per qualsiasi tipo di occasione eccetera, si chiama Sweet Pea Dream, ok, che è questo qui, anche qua sempre con questi riflessi, ok. Dopodiché ho preso infine 4 gloss di questa linea, Irresistibile, vabbè, comunque, questa qui, oggi parlo un po' come magno, quando mai, pagati 6 euro l'uno. Io li ho provati tutti, però sinceramente non mi piacciono, non mi piacciono perché, allora, anzitutto non sono coprenti e poi non hanno una buona tenuta. Ci sono in tutto, già che ci sono vi faccio anche una piccola review riguardo questi gloss, anche perché di questa linea non ho preso il mascara, ma ho preso solamente i 4 gloss, questi qui, e basta, anche perché avevo già speso abbastanza, e perché più che altro mi ispiravano i packaging, questo tap insomma tutto colorato, mi sembravano un po' le caramelline che si mettono sull'albero di Natale, a Natale appunto. E boh, li ho provati, non mi piacciono, proprio perché sono poco scriventi e durano ben poco, ma la cosa positiva è che volendoli potete benissimo utilizzare per tutti i giorni e poi non appiccicano le labbra, non fanno quella patina sulle labbra, non lasciano i filamenti sulle labbra, quelle cose lì schifose, tant'è che oggi ho messo su una matita labbra di Essence, che è la mia preferita, la numero 07 Cute Pink, questa qui fucsia, che tra l'altro sta diventando sempre piccolina. E poi ho provato questo fucsia qui, questo rosa, ma non mi piace, cioè metterlo o no è la stessa identica cosa, per cui va benissimo per andare, che ne so, a scuola, a lavoro, di giorno, ma la sera piuttosto che utilizzare questi gloss utilizzo delle tinte per labbra, io parlo per me ovviamente, o dei rossetti oppure dei gloss che comunque sono molto pigmentati. Ad ogni modo questi qua io non ve li consiglio se li volete utilizzare la sera, mentre per tutti i giorni sì, perché no, però ce ne sono di meglio sinceramente. Allora, dopo questa piccola review riguardo questi prodotti, dopodiché non vado a fare più avanti un video dove vi parlo solo di questi gloss, ve l'ho già fatta ora, per cui evito. Allora, questo si chiama Pink Provocateur, che è appunto un bellissimo rosa con questi riflessi sull'azzurrino. Cerco di andare veloce perché sennò è un casino. Ecco qui, cerco di stenderlo. Vabbè, l'applicatore è fatto così, niente di che. E il colore è questo qua, trasparente con questi riflessi sul rosa, ma niente di che. Tra l'altro non ce l'ho più, cioè ho solamente la matita e basta. Poi l'altro si chiama Amethyst, non riesco a leggere la parola iniziale, comunque questo è il colore, che ha un bellissimo viola, questo qui forse ancora, ma per il resto non mi piacciono. Poi l'altro è la Undressed Nude, mamma mia che paroloni, ok,
che è un nude glitterato. E ora cerco di farvi un piccolo swatchettino, che è questo qui. Magari ecco, da mettere sopra dei rossetti opachi, questi gloss vanno bene. E l'altro, che invece è l'unico gloss matte, è il Super Sexy Red, ovvero rosso. E ve lo faccio vedere subito. Ok, calcolate che ne ho messo un bel po', eh. Ecco qui. E nulla. Questi sono appunto gli acquisti, la review l'ho fatta, vi ho raccontato un po' quello che mi è successo, come campioncino la ragazza mi ha dato questa crema nuova della linea New, che ancora non ho provato. E per quanto riguarda invece quello che ho acquistato da Zoeva, tramite la mia amica Cremi, è questo set di pennelli della Zoeva. Zoeva qui, e questo è praticamente l'astuccino dove andrò a mettere i pennelli. Ancora non li ho lavati con il laccetto, vedete, e ve li faccio vedere, dopodiché li andrò a lavare. Allora, primo pennello, calcolate che questo set l'ho pagato 25 euro. Allora, il primo pennello è questo qui per le polveri, e lo utilizzerò sicuramente come pennello per la cipria. Poi ovviamente ognuna di voi con i propri pennelli può fare quello che vuole, io vi dico come li uso io. Poi, altro pennello, classico pennello da fondotinta liquido, ecco qui. Poi, il famosissimo pennello a ventaglio, perché lo volevo da tanto, tanto, tanto tempo, e finalmente ce l'ho. Poi, questo pennello qui tagliato, che c'è anche da Elf, però ho voluto prendere questo set di Zoeva perché ne ho sentito parlare molto bene, e lo utilizzerò sicuramente per stendere il fondotinta liquido, ma anche per magari i blush in crema, vedrò. Poi pennello da blush piccolino da precisione, e lo potrò utilizzare magari anche per fare il contouring. Sto diventando rosso perché fa un caldo, vabbè. Poi, pennello da ombretto, poi pennello da sfumatura, molto simile al numero 13 di Sephora, che io adoro. Poi, altro pennellino, questo qui è un po' più rigido rispetto all'altro da ombretto, lo utilizzerò magari per stendere gli ombretti in crema. Poi, pennello a penna, questo qui, e poi il pennello più piccolo lo utilizzerò sicuramente o per il correttore, anche se io adoro usare il correttore con le dita, oppure per applicare, che ne so, gli ombretti in crema, adesso vediamo. Poi pennello a penna ve l'ho fatto vedere, e poi questo è il pennellino di eyeliner, e l'altro è il pennellino labbra. Io di solito non uso, però vabbè, ce l'ho, per cui lo uso. E niente, questi sono appunto i piccoli acquistini. Dopodiché a marzo appunto vi farò vedere gli acquisti veri e propri che ho fatto un po' in giro durante il mese di febbraio. Dopodiché la mia amica Cree, voi direte, ma chi è questa amica Cree? La Cree è una ragazza che inizialmente mi seguiva qua su YouTube come un'iscritta qualsiasi, è iscritta tuttora al mio canale. Poi ci siamo mandati dei messaggini privati, sono venuta a sapere che anche lei è di Milano, e a gennaio, dopo la Befana, comunque ci siamo viste per la prima volta, tipo caramba che sorpresa, al centro commerciale dove di solito vado io, al Carrefour, e da lì siamo diventate così sovelle. Nel senso che usciamo, ci sentiamo quasi sempre su Facebook, usciamo io e lei, andiamo a fare shopping, oppure usciamo io, lei, il suo compagno, mio marito, quindi facciamo un'uscita a quattro, ci vediamo una volta a settimana, a volte anche di più, ci divertiamo un sacco, andiamo al giapponese, siamo andati al cinema ad esempio a gennaio a vedere Django, e l'ho detto nel video, ce n'è per tutti i mesi di gennaio.
Insomma, sta nascendo davvero una bella amicizia e so benissimo che se ho bisogno di qualcosa, anche alle 2, alle 3 di notte, posso contare su di lei perché è davvero una vera amica, è una persona umile, molto sincera, molto carina, dolce e l'adoro. E ogni tanto ci divertiamo a fare dei pensieri, dei piccoli regalini così a vicenda. Lei mi aveva già fatto qualche regalino che vi ho fatto vedere in un video e mi ha regalato poi questa palettina di Betty Boop che è bellissima, con colori un po' particolari che io non avevo. Eccola qui. I colori si vedono molto bene, quasi quasi. Comunque ci sono ombretti, questo qui è il blush sul marroncino, questi due dovrebbero essere dei gloss, ma non lo so, gli altri tutti ombretti. Molto carina questa palette, mi piace un sacco, sì sì. Poi mi ha regalato questo smalto di Avon, della linea Nail Wear Pro Più, che si chiama Noir Emerald, che è un bellissimo verde petrolio, un bel verde, non è petrolio, scusate, è un bel verde. Petrolio me lo sono inventato. Poi un gloss di Astra, il numero 211. No, mi sa che farò video così con questa luce, in questa location. Sì, sì, sì. Magari tutorial no, li farò di giorno, però. Comunque, questo è il gloss, bello luminoso, che magari con la bella stagione va benissimo. E poi siamo andati da OVS, dove di solito andiamo noi, c'è solo lo stand Essence, ma è sempre poco fornito e le nuove collezioni non riusciamo mai a vederle. E poi lo stand di Shaka. E mi ha regalato questo matitone, fatto così, questo sì che è un bellissimo blu petrolio, verde petrolio. Un matitone ombretto da utilizzare appunto come base ombretto o all'interno dell'occhio oppure con una linea di eyeliner, con un pennellino magari di eyeliner perché ha la punta abbastanza spessa per cui non si riesce molto. Questo qui è il colore, scusate per lo smalto ma lo devo rimettere. Comunque anche bello perché ha dei glitterini all'interno e niente. Questo qui non ha numero, penso. No. Comunque la scadenza 36 mesi, il che è buono, però per il resto non c'è scritto nulla. Vabbè, questo è tutto. Spero che il mio ritorno vi abbia fatto piacere. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualche domanda chiedete pure qua sotto, qualsiasi domanda magari risponderò con il prossimo video. Io vi mando un grosso bacio, come volete, e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao ciao!